Ricci. Yam se mi compare di San Giovanni, con tre fondi di sapone, si non l'avrò fatto un tono, con le cima, per le bonde, non si crede, ma me conti. Ogni giorno centinaia di massaie si recano la mattina a far la spesa. Ma i pesi al mercato, le quantità che richiedono, le rispetteranno i commercianti? Siamo qui per verificarlo! Testiamo veramente la bilancia e abbiamo un chilo che si usa in palestra. Vediamo, realmente pesa un chilo? Pesa un chilo. La bilancia funziona. Signora, lei quanto ha acquistato? Quanto è di peso questo? Un chilo e mezzo. Adesso noi controlliamo se è vero, eh? Vediamo, c'è un chilo e due, un chilo e due. Bastoniamo proprio. Mezzo chilo di carote e un chilo di limone. È preciso. 2 chili. 2 chili, vediamo, andiamo a controllare che siano veramente 2 chili. Ah, beh, sono 2 chili, sono quasi 2 chili, quindi il commerciante è stato bravo in questo caso. 1 chilo di frutta, vediamo. Ah, anche più, addirittura le ha fatto un regalo per le spese arretrate, prego. Questo delle cozze però, siccome lo conosco, vado dalla vita. Cachi, loti, come li chiamate voi? Ah, noi li chiamiamo cachi. Per me cachi. E cachi anche per me. La terra dei cachi. Devono essere 2 chili, ho pagato per 2 chili. Ha pagato per 2 chili, vogliamo controllare? Sì. Controlliamo. Però che è tardi. Sì. Va bene. Di 2 pizze. Chilo e 9, un chilo e 9. 100 grammi in meno però un chilo. E pazienza, che devo fare? Me l'ho fatto lo sconto. Dietro. Bastoniamo proprio. Che bello, abbiamo verificato che la maggior parte dei commercianti di questo mercato sono onestissimi. Quindi andiamo da loro per complimentarci. Alberto, ma secondo te qualche trucco ce lo spiegano? Andiamo a chiedere! Bella la nostra Varesana, bella! Complimenti, perché lei fa parte di questo mercato dove l'onestà vige suprema, eh? Lei non fa sgamuffe sulla bilancia, vero? Sì, sì, esatto. Mai? Mai. Cioè, quanti percocchi ci vogliono per arrivare a 1 chilo? 4 o 5 al massimo. Possiamo verificare questa cosa? Sì. 100, anche di più. Anche di più, fa niente. Lo stiamo verificando se realmente la tua scamorza pesa intorno ai 4,5 etti. Non so che chiama il mio collega, scusi, collega. Allora, la scamorza? 5 etti, Mimmo. Cioè tu, Mirko, cioè Mirko regala a tutti quanti, vedete? Eh? 50 grammi. Se io le chiedo 1 chilo di cachi, quanti cachi dovrebbero essere più o meno? 6 o 7. Proviamo, facciamo il test del cacchio. Uno e c'è, quindi lei addirittura abbonda. Complimenti veramente, complimenti. Ma 1 chilo di alici quanto pesa? 500 grammi. Ma se uno del mercato, no, volesse fare qualche raggiro sulla bilancia, sul peso, ci puoi spiegare qualche trucco, qualche cosa? Allora, io... non le fai? Noi siamo... No. Noi trucchi non ne possiamo fare, perché avendo bilance elettroniche... E automaticamente viene tutto col display di fronte alla persona che acquista. Quindi guarda la mia bilancia com'è, guarda com'è messa, ma la inquadri per favore, è sotto gli occhi di tutti, a differenza di un po' di persone. Comunque le magagne, il primo trucco potrebbe essere quello, prima di tutto di non far vedere il peso al cliente, vero? Di mettere la bilancia nel retrobanco. Bastoniamo proprio. Sono l'unico meno esperto di qui dentro che ti può dare un consiglio. Vabbè, qualcuno ti avrà detto, ma lo sai che cosa ho fatto io quella volta? Per esempio, un trucco, per esempio, ce ne hanno detto, c'è un altro paio, il peso vuoto, il... Già dici una pesare. C'è quello di non mettere la tara, il contenitore e quant'altro, ce ne sono tanti. Però ogni mestiere ha il suo trucco. Bastoniamo proprio. Secondo lei, se invece un commerciante non fosse onesto, no? Come potrebbe fare? Qualche trucco ce lo può svelare? Sì, avendo delle bilance a sfera, le vecchie bilance a sfera, che possono benissimo mettere i pesi vuoti o i pesi vuoti addirittura. I pesi vuoti o i pesi o qualcosa che non va nel display della bilancia, no? Per esempio, Marco, quel fatto di mettere le arance tutte bellissime davanti e dietro quelle un pochino più... che la signora non se ne accorge, vede le arance... E sono le persone che vogliono risparmiare, loro vogliono risparmiare... Anche questo dobbiamo dirlo, quindi loro vanno a risparmiare, vogliono trovare le arance buone, magari a quanto?
a 50 centesimi. Allora è chiaro che io ti faccio trovare le arance buone davanti, però dietro sono tutte quelle bucate. Prendi almeno 50. Abbiamo verificato che i commercianti di questo mercato coperto sono onestissimi. Ma non vi cullate, perché Alberto, Giovanni, Michele e la bilancia sono in agguato. Belle sono gli alici! La terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza.